Buonasera, benvenuti alla presentazione del nuovo numero di Vita Diocesana Pileronese. Su questo numero apriamo con i papà, perché il 19 marzo è la festa del papà. Abbiamo così voluto fare una riflessione su questa importante figura e richiamare un'iniziativa della diocesi, il vescovo, la domenica precedente, quindi il 17, in una chiesa della città farà impartire la benedizione ai papà, una celebrazione diciamo un po' nuova e un momento importante quindi per sottolineare questa figura all'interno della famiglia. Sempre in prima pagina abbiamo poi una riflessione sull'Europa, ci stiamo avvicinando alle elezioni europee ed è bene ricordare insomma come l'Europa è nata e anche fare una riflessione su dove l'Europa può e vuole andare. Abbiamo poi voluto raccogliere alcuni ricordi, alcune testimonianze su Marella Agnelli, che è recentemente scomparsa. Soprattutto i villaresi ci tengono a mantenere viva la memoria di questa persona che aveva un forte legame con il territorio. Abbiamo poi nelle pagine di chiesa il resoconto della giornata missionaria dei ragazzi. E tra gli appuntamenti ripartono Fede con Arte, le conferenze quaresimali, in questo caso della Quaresima, le conferenze che Monsignor Derio tiene a partire da alcuni quadri. E quest'anno, dopo una serie di incontri su Caravaggio, invece gli autori proposti per la Quaresima sono autori contemporanei. Ancora in pagina cultura una cosa molto curiosa, a Pinerolo in via del Pino un giovane fotografo ha pensato di riproporre l'antica tecnica della fotografia al collodio, quindi come avveniva circa nel 1850, proponendo così una novità che in realtà è una tecnica antica, ma con un grande fascino. Il resto del giornale ve lo lascio ovviamente scoprire, sarà in distribuzione domani in tutte le chiese della diocesi di Pinerolo e in alcuni punti di distribuzione. Vi auguro una buona lettura e una buona domenica.